Buongiorno, siamo molto contenti di aver inaugurato oggi il calendario presso la sede di Tecnocasa, perché sono 6 anni che facciamo il calendario e ogni anno lo presentiamo in un'attività tipica sanmaurese. Questa non è un'attività, ma è un'agenzia immobiliare che però è presente da oltre 20 anni e ha venduto e sistemato tante famiglie. Buongiorno, oggi è con gran piacere che aspettiamo la presentazione dei miei calendari di Mi Parois. Oggi c'è anche la presentazione di un libro sulle memorie. 45. Passaggio del fronte. Abbiamo oggi l'onore di contribuire a questo evento che per i sammauresi è un evento molto importante. Siamo ancora qui noi tre, Giorgio, Mauro e Giuseppe, sottoscritto, che presentiamo qui in questo bellissimo negozio della Tecnocasa, nella più bella strada di San Mauro, che è la via Pascoli, un posto bellissimo a metà strada tra Casa Pascoli e il comune. Sulla destra trovate questo bellissimo negozio. Vi aspettiamo solamente per San Crispino, quindi il sabato, domenica, martedì di San Crispino, il 25 di questo mese, e avremo nella contrada La Violetta una roba fantastica. Abbiamo, oltre alla vendita dei nostri calendari, perché senza la vendita non potremmo fare tante cose, abbiamo anche a disposizione di 3 moto Guzzi anno 28, 29, 30 con sidecar. Ragazzi, è la fine del mondo, una roba fantastica. Quindi vi aspettiamo per San Crispino e, come vedete, quest'anno abbiamo una prima pagina fantastica. Ci sono le nostre Madonnine. Madonnina del Castello, quella che abbiamo fatto anni fa. C'è la Madonnina del Susino in via Rio Salto, lungo il fiume. Abbiamo la Madonnina di Lourdes, che si trova presso, conoscete tutti, presso il giardino di Casa Pasqua, vicino alla Madonna dell'Acqua. E poi abbiamo il retro della nostra bellissima chiesa con la Madonna in alto, e in più abbiamo il castello bombardato dalla guerra, che o prima o dopo, ragazzi, danno fuori i soldi, perché bisogna coprirlo con una bella cupola di rame, con una bella croce, perché quello lì non chiudiamo quei buchi fatti dalla guerra, però almeno salviamo un po' di gresi, ma insomma, c'è le brotte, ecco. Lei è stanca al presente, lei è calendario di Mi Parois, uno dei più ampaiori della città, però siamo andati a Bulgaria, e stare a San Mauro è bellissimo, ormai mi hanno detto che da Rimini vogliono dire tutti quanti stare a San Mauro, e posto in Iacol del Prepreste, abbiamo anche questa sfilza di persone che gli vogliamo bene della Madonna, sono il nostro sponsor. Cominciamo da Baldini, Tecnocasa, e poi gli indianchini Oxa, ma ce n'è, se mi metto a leggere c'è un mare. E poi dopo va bene, Sner, cominciamo subito con la famiglia più famosa di San Mauro, i Manghiteu, i Succi, i famosi Polini, i famosi Bologna, su tutti quanti, da questa famiglia, eccetera, eccetera. Venite qua che poi vi raccontiamo tutto qua, o qui a Tecnocasa o per San Crispino da noi, alla mia e alla mia. Io dico qualcosa di questo librettino che è stato scritto da Ricci Aldo e Jost, circa dopo 8 mesi dal passaggio del fronte a San Mauro Pascoli. Lui l'ha scritto nel maggio 45 e in ricordo della mamma e della sorella uccise da un cecchino tedesco quando il fronte era già passato, il 28 settembre del 44. Loro cercavano di andare verso Igea, nella Bovaria, che è una zona lungo la via Cagnona, dove una volta c'era la caserma dei militari. Questo cecchino tedesco appostato sulla sponda del Rubicone ha mitragliato e ha ucciso mortalmente Francesca, la figlia, e la mamma, da quello che dice qui, dovrebbe essere morta di crepacuore. È un libro però che, oltre a raccontare la storia di questa famiglia, racconta anche il passaggio del fronte a San Mauro. Abbiamo delle notizie interessanti di quando sono cadute le prime granate. Loro erano rifugiati a Sant'Angelo, di quando sono stati liberati a Sant'Angelo, il loro ritorno a San Mauro, le macerie, i lutti e altre cose. Questo libro è stato possibile stamparlo grazie a un contributo del Comune di San Mauro Pascoli, che ci ha dato un contributo, cui abbiamo già portato alcune copie, e anche grazie al Centro Sociale Sempre Giovani di San Mauro Pascoli, al CESCAO, che sono nostri collaboratori in diverse attività. Questo librettino qui verrà dato in omaggio a chi acquisti il calendario nella nostra postazione e nel centro sociale di Sempre Zova durante la fiera. Buongiorno a tutti, siamo qui presso la sede Tecnocasa di Simone Pascoli, dove siamo presenti dal 2002, quindi quest'anno abbiamo fatto i 20 anni di Tecnocasa di Simone Pascoli. Tecnocasa di Simone Pascoli è un ufficio storico per Tecnocasa qui in Romagna,
perché è da Tecnocasa che sono partiti tantissimi ragazzi che poi hanno aperto il loro ufficio in tutta la Romagna, quindi per noi motivo di orgoglio oggi essere qua a festeggiare i 20 anni insieme a tutti i ragazzi che in questi anni sono cresciuti e hanno avuto un'opportunità di lavoro importante. Vi aspettiamo tutti presso l'ufficio Tecnocasa di Samaro Pascoli. Noi li ringraziamo dell'ospitalità e speriamo anche noi di andare avanti più di 20 anni nel presentare questo calendario. E calendari, Antonella, Domele, Vittori! Vi aspettiamo alla fiera di San Crispino e da Tecnocasa per acquistare qualsiasi cosa immobiliare. Realizzatori siamo Giuseppe, Mauro, Giorgio in collaborazione con il centro sociale Il Sempre Giovane di San Mauro Pascoli. Grazie.